Alla fine li prendono tutti, i criminali informatici li prendono tutti. Non c'è niente da fare, perché poi lasciano tracce, perché sono da soli. Di là ci sono le forze dell'ordine, le forze di polizia, che hanno la possibilità di incrociare dati. E quindi anche i peggiori criminali alla fine vengono beccati. Anzi, mai come oggi. Pensate a quelli che su Telegram pensavano di essere liberi, perché c'era il proprietario che prima di essere arrestato se ne fregava altamente delle forze dell'ordine. E poi a un certo punto, dopo che l'hanno arrestato, gli hanno detto: ascolta, facciamo una cosa, vuoi rimanere qua o inizi a collaborare con la giustizia? E lui ha detto: no, ok, collaboro con la giustizia. E improvvisamente adesso Telegram fornisce gli IP e addirittura i numeri di telefono di quelli che spacciavano droga, fregavano le persone, creavano truffe, ne facevano di tutti i colori, contenuti pedofili, eccetera, online su Telegram, perché tanto alla fine su Telegram non succedeva nulla, perché tanto alla fine Durov non dava i contenuti, non dava i messaggi, non dava gli IP, non dava i numeri di telefono. Adesso dà tutti i numeri anche del passato, per cui ne prenderanno ancora di più. Qui, amici, cercate di usare la rete con cum grano salis, cercando di, come dire, rispettare gli altri, non cercare di fregare nessuno, anche perché prima o poi altrimenti vi prendono.